Ogni mercoledì e oggi riombano in cappella i gervioni. Canto un padiella, derzetti, madrigali s'imparano una orta zimana. Buonasera. Allora, voi partecipate come d'astri a suo canto, spiegateci perché si siete venuti qui. Allora, al principio c'erano due atelli, un atelli, ci sono sempre due atelli, un atelli di chitarra e un atelli di canto. Io mi ero iscritto all'atelli di chitarra e dopo ero inteso a parlare di suo canto e ci sono venuto anch'io. Cos'è che vi interessa più? A Badiela, i canti di messa? Si sa che ora diventa di più difficile a trovare gente perché... Tutti i canti, ma i canti sacri veramente li imparo con piacere. E poi abbiamo un professore che ha già sa imparare. L'imparate per voi, per rendere servizi, no? Come... Forse io per rendere servizi un giorno, se non gioco a cantare una messa, la canteremo, eh. Di un scopo, eh. Quamoli... Piano, pietoso. A capo di statello nato due anni fa, Gian Camillo Pasquale. Da Isogunsi l'accompagni e tramanda all'ascita di Santenado. Ce ne pochi giorni, chi sono appassionati, chi sono venuti e abbiamo cominciato a imparare a dire la terzetti, e ora siamo emesse. Tutto ciò che lei o Badino incanto. Siete comunque una manata qui in un paese, oggi si sa che per mesi diventa di più complicato trovare niente. Come spiegate comunque che ci sia questa voglia qui? C'è voglia di gioventù perché penso che egli hanno grandato con comunque assai ricchezza, l'hanno intesa e messa cantate, però non c'è più niente. E penso che egli hanno l'asio di ribia ovviato. Per arrivare a un cubuso, mica per cantare messe tutte le domeniche, ma di sapere o meno una cosa bene. A Tramandera è di più difficile, voi siete già comunque imparati i canti a messa, come voi le imparate giusto appunto? E sono stato allevato dentro per apportare un uomo che ha sempre fatto re da poi giorni. E mi senti obbligato, che per me è una trasmissione, che a Manuada ero obbligato di trasmettere anche io a niente. Quindi comunque è una forma di lea sociale, siamo in un paese, di ritrovarsi così ogni volta a settimana, facendo una lea tra di voi. Io faccio un legame che ci troviamo tutti i mercoledì, a partire di 6 ore, dunque ci ritroviamo amici, perché ora siamo diventati amici. Di voi che dire niente che non conosci amica, siamo diventati amici. E in questo gruppo simbolizzano niente più anziani e giovani come Giambattista Ciccoli, una maniera di mostrare che il canto sacro ha sempre la sua piazza e una bene. Io sono venuto qui per imparare perché ho sempre cantato teso cantare e voilà, mi piace assai la tradizione e tutto, allora sono qua qui per imparare che canto sacro, badile, voilà. Canto sacro può sempre piacere di noi ai giovani. E può piacere, a broa che a me mi piace, dunque. Wow. Un attello messo in piazza dalla De Sec che domanda solo i bagagli 50 euro all'anno. Permette al Gervio Ninco di forma diente per mantenere questa tradizione o canto. Io vengo in Cervione c'è di più in più domande di messe cantate. E ci pare che niente che sono capace di cantare, ma con satello d'imparare assicuremo una trasmissione e giovani che saranno capaci di cantare questa messa dell'anno bene. Permette di noi di avere una lea sociale, di ritrovarsi comunque siamo in paese, i Gervioni, di avere una stonda forte e che può sbucare da strafare. Quindi è forse un affare di noi importantissimo che balde la di Uganto. È difficile avere di sorta di gente in casa e vero che si giovani, in più si giovani e gente più anziani di radio. Dunque c'è una lea sociale, una vera lea sociale e un'amicizia che si va. D'altronde hanno avuto l'occasione di cantare dei matrimoni, quest'estate, così per farsi piacere, per far piacere ai sposi. Dunque tutto l'interesse di satello è così. E stampare radio canto un padiella si continua di un cuvore di cappella.
riombano e oggi in i caffè c'erano un inchi da dì che li sono sempre vivi i giganti.